Salve, sono Paola Barbieri e benvenuti a Pioniere. Oggi parliamo di Marie Curie. Vorrei partire con una domanda un po' indiscreta. Quanti Nobel ci sono nella vostra famiglia? Nella mia, nessuno. E immagino che questa sia la risposta della maggior parte di voi. Perché ve l'ho chiesto? Perché in questa famiglia, in due generazioni, ci saranno 5 Nobel più uno che verrà ritirato sempre da uno della famiglia. Quindi non parliamo di una famiglia comune. Marie Curie, a differenza di quanto può suggerire il nome, non è francese, ma è polacca. Nasce a Varsavia nel 1867 e col nome di Maria Slodowska. In una famiglia di 5 figli, particolarmente benestante, ma estremamente colta. Quando lei nasce, la Polonia è occupata dai russi con un'occupazione molto dura. Il padre è insegnante di fisica, la madre gestisce un collegio femminile prima poi di abbandonare per dedicarsi ai 5 figli. Marie avrà un lutto molto grande quando è molto giovane, a 11 anni perde la madre malata di TBC. E questo la segnerà un pochino perché ricorderà per molto tempo il fatto che non avrà avuto baci e abbracci dalla mamma che non poteva più avere questo contatto fisico con i figli. A 15 anni prende la licenza ginnasiale con il massimo dei voti, è la prima del suo corso. Questo fatto di essere la prima, sia dal punto di vista del merito che dal punto di vista del cronologico, ricorrerà spesso nella vita di Maria. Sarà molto spesso la prima dei corsi che frequenta e sarà spesso la prima donna a fare qualche cosa. Dopo questo periodo di studio molto forte, verrà mandata dal padre fuori dalla città, dai parenti, per un anno per rilassarsi e non studiare più, perché momento di burnout, come diciamo oggi. Anche questo sarà qualcosa che ritorna. Dopo periodi di assoluto lavoro, le capiterà nel corso della vita di avere periodi di stanchezza totale. Comunque, lei e la sorella Bronia, la sorella maggiore, a questo punto vorrebbero proseguire con gli studi, ma in Polonia non è possibile. Loro hanno già raggiunto il massimo consentito alle ragazze in Polonia. Si ingegnano, pensano di andare a Parigi, però la famiglia non ha il denaro sufficiente per mandare a studiare queste due ragazze a Parigi. Creano un patto tra dame. Maria si metterà a lavorare, Bronia andrà a Parigi, Maria le manderà il denaro, Bronia si laureerà e una volta laureata scambieranno i ruoli, cioè Maria comincerà a studiare a Parigi e Bronia, le darà il denaro per lo studio. Così fanno effettivamente due ragazze giovani che hanno già una lungimiranza di questo tipo. E Maria si impiega come istitutrice presso una famiglia. Nel 91 Bronia si laurea e Maria finalmente può arrivare a Parigi. Lei nel frattempo ha studiato da autodidatta fisica e chimica, ma come si può studiare da autodidatta? Quindi arriva alla Sorbonne, unica femmina tra tutti i maschi, in più con un francese che era buono, ma non a livello della Sorbonne. E quindi inizialmente un attimo di sconcerto. 2 anni di studio, matto e disperatissimo, per dirla con il nostro Leopardi, nel 1893 si laurea in fisica, prima del suo corso. Non contenta, avrà una borsa di studio per laurearsi poi in matematica e si laurea nel 94 in matematica. Nel frattempo, per laurearsi in matematica deve lavorare in un laboratorio al di fuori della Sorbonne, gestito da tal Pierre Curie, personaggio assolutamente dedito alla scienza. Si incontrano, oggi diremmo, due nerd e quindi scoppia, questo grande sentimento e un legame sia sentimentale che professionale. A questo punto comincia il loro lavoro anche per un dottorato.
In quel periodo Becquerel aveva scoperto che l'uranio emetteva dei raggi, quindi Maria è incuriosita da questo fatto e comincia a studiare insieme a Pierre questa che lei chiamerà radioattività, cioè i raggi emessi da queste sostanze. Si conoscono nel 93 e nel 94, poi nel 95 si sposano. Avranno tra l'altro come regalo di nozze due velocipedi, c'è questa foto con loro due con i velocipedi per cui gireranno per la Francia, abbastanza particolare. Vanno avanti con i lavori del dottorato, nel frattempo nasce la prima figlia, Irène. Questo dottorato sfocerà poi nella scoperta di due nuovi elementi, il polonio, che Maria chiamerà così il nome della patria lontana di cui sente la mancanza, eccetera, e il radio, che prende il nome proprio da questi raggi che vengono emessi. Conseguono il dottorato, nel frattempo Pierre ottiene una cattedra per un corso propedeutico alla Sorbona e Marie invece insegna in un liceo a Sèvres. Loro nel 1900 comunicano in un grande congresso di fisica a Parigi, comunica questa loro scoperta, aver scoperto il radio. Ma siccome duri e puri non vogliono guadagnarci nulla e quindi mettono a disposizione la loro tecnica di estrazione del radio di tutti gli scienziati, non brevettano questo fatto. Lavorano su questo, nel 1903 ottengono il dottorato, ma contemporaneamente alcuni scienziati francesi propongono Pierre e Becquerel per il Nobel per la fisica. Pierre è molto corretto da questo punto di vista, fa presente che è Maria che ha cominciato gli studi e quindi anche lei verrà collegata al Nobel, saranno in tre. Non andranno a ritirarlo subito per motivi di salute, di lavoro, eccetera, lo ritireranno l'anno dopo, Pierre salirà sul palco, farà il discorso, eccetera. Intanto proseguono questi studi, Marie ha la seconda figlia nel 1905 e sono in una situazione positiva dal punto di vista sia privato e familiare che dal punto di vista delle scoperte scientifiche, anche perché loro in questo periodo per estrarre il radio hanno lavorato tantissimo su un minerale che si chiama pecblenda, con un sistema di estrazione pesante e complicato, cioè erano lavori proprio duri persino a livello fisico. Nel 1906 succede la tragedia. Pierre è in giro per strada, sta camminando a Parigi, un po' distratto, viene completamente investito da una carrozza e muore sul colpo. Marie si trova improvvisamente con due bambine piccole e vedova. Lo Stato francese le propone una pensione, lei rifiuta, poi le propongono invece di continuare con la cattedra di Pierre e accetterà questa cattedra alla Sorbona e anche qui, prima che ritorna, sarà la prima donna ad avere un insegnamento alla Sorbona. In questo periodo tra l'altro verrà molto aiutata da un uomo, il suocero, che è rimasto vedovo, va a abitare con loro a Parigi e l'aiuterà moltissimo per la casa e per le bambine. Sconvolta però comincia questi corsi alla Sorbona e continua con le sue ricerche. Nel 10 pubblica un manuale che sarà importantissimo, trattato sulla radioattività, e nell'11 si reca a questo congresso di Bruxelles della ditta Solvay, che è una famosa ditta di chimica. Questo congresso è rimasto famoso per delle celebri foto. Queste foto ritraggono tutti i partecipanti, Marie l'unica donna in mezzo, ma la cosa interessante è che c'erano una marea di premi Nobel, Pauli, Bohr, Rutherford, Marie Curie, Einstein, una foto che ha fatto epoca per questo motivo. Sembra tutto bene, a Parigi scoppia uno scandalo. Lo scandalo è:
Marie ha lavorato con Langevin. Langevin era un ex allievo del marito, molto più giovane, sposato con 4 figli, matrimonio infelice, in procinto di separarsi, i due hanno una relazione, Marie e Langevin. La moglie scopre delle lettere, le manda ai giornali, furibonda, Marie viene accusata delle peggiori nefandezze e quindi è abbastanza scioccata da questa situazione. Nello stesso periodo la commissione del Nobel la propone per il Nobel per la chimica. Inizialmente non sa se andare a ritirarlo o no perché è travolta dalle polemiche, poi decide di andare a Stoccolma, ritira il Nobel con la sorella e la figlia Irene. Poi se ne vanno in campagna per un po' e intanto gli amici Einstein, Bohr, Poincaré cercano di calmare le acque a Parigi. Ci avviciniamo a una data fondamentale per l'Europa, il 1914, l'inizio della Grande Guerra, quella che in Italia per noi è la guerra 15-18. Nel 14 il governo francese si deve spostare a Bordeaux perché si stanno avvicinando i tedeschi e Marie, con la figlia Irene che aveva 17 anni e una ragazzina, decidono di fare qualche cosa per i soldati al fronte. Tutti sappiamo che la Prima Guerra Mondiale è stata una carneficina, ma non c'erano solo i morti, c'erano i feriti. Al fronte, senza la possibilità di vedere dove era finita una pallottola, si rischiava di amputare arti che potevano essere salvati. A questo punto decide Marie di fornire parte del denaro avuto col Nobel per allestire 20 furgoni con del materiale radiologico all'interno e verranno chiamati le petits curie, i piccoli curie, e andranno in giro per il fronte per aiutare i medici. Irene per questo motivo avrà anche una medaglia al valore. Continua a fare ricerche a questo istituto del radio che nel frattempo avevano intitolato a Pierre Curie, e farà due lunghi viaggi in America, dove questa giornalista Missy, che diventerà sua amica, la presenterà veramente come una donna importantissima e avrà un enorme successo. Verrà ricevuta poi nel 29 anche dal presidente Hoover. Le donne d'America decidono di tassarsi per raccogliere del denaro per regalarle una collana di brillanti? No, un grammo di radio, perché questo materiale per lei era fondamentale ed era costosissimo. Intanto Marie comincia ad essere sempre più stanca e sempre più malata. I medici non capiscono bene che cosa abbia. Nel 34 i suoi sintomi si aggravano. Probabilmente si trattava di una leucemia e sicuramente era dovuta al fatto che avesse manovrato per tutta la vita, maneggiato il radio senza particolari cure. Addirittura lei e Pierre, la sera in cui ci fu la festa del dottorato, lo portavano in tasca e lo mostrarono, questa cosa che emetteva raggi verdi a tutti quanti. Non usarono precauzioni. Quindi nel 34, a soli 67 anni, Marie muore. Saranno talmente radioattivi i corpi di Marie e di Pierre che quando verranno poi portati al Pantheon nel 1995 tra gli uomini che hanno fatto grande la Francia, le loro barre saranno ricoperte di piombo per evitare che venga emessa radioattività. La loro casa sarà decontaminata negli anni 90, nel 91. Ancora oggi, se qualcuno vuole consultare gli appunti di Marie Curie, deve avere un permesso particolare e degli abiti particolari. Sono radioattive persino le sue ricette, quindi non vi consiglio di andarle a leggere. Lascia un'eredità non tanto di denaro quanto di sapere. La figlia Irene sposerà Joyot, un altro fisico, e insieme riceveranno a loro volta nel 35 il Nobel per la fisica, che andranno a ricevere tutte e due sul palco. Ha un'altra figlia, Eve, giornalista, che scriverà una bella autobiografia della madre e lavorerà per la NATO, lavorerà per l'UNICEF, sposerà il direttore dell'UNICEF, Henri Labuisse. Quindi,
quando nel 1965 viene dato all'UNICEF il Nobel per la pace, chi sale sul palco a ritirare il Nobel insieme al marito, anche Eve Curie. Per quello vi dicevo 5 più un'aggiunta. Oggi c'è una nipote che è Hélène Curie Joyeux d'Angevin, una vispa signora di 86 anni, potete vedere i filmati, nel 2023 è stata a Milano per la Fondazione Bracco, si occupa del rapporto tra ragazze e STEM, cioè materie scientifiche, e si chiama Langevin come ultimo nome perché sposerà un nipote del Langevin con cui la nonna aveva avuto una relazione. Se volete approfondire perché vi è piaciuta questa vicenda, una bella autobiografia è quella di François Giroux, un'altra è quella di Eve Curie che scrive di sua mamma, e sono usciti recentemente due bei film, uno Marie Curie nel 2016 e uno Radioactive di Marianne Satrapi nel 2019 con una bravissima Rosamund Pike. Siete stati molto gentili a seguirmi fino ad ora. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto e alla prossima.